Un saluto agli amici di androidworld.it. La recensione di oggi è del Mediacom SmartPad 820C 3G. Quindi schermo da 8 pollici, la prima cifra è un 8. 3G sta ovviamente per il supporto all'UMTS, modem integrato UMTS. Reader ebook colori, perché è presente un software di lettura ebook. Player video, uscita HDMI, schermo capacitivo multitouch, 4 GB di memoria interna, versione Android 2.3, anche se dall'immagine non lo direste, poi scopriremo anche il perché. Qualche altra caratteristica: webcam frontale da 2 megapixel, wifi, supporta la micro SD e aggiungiamo noi processore da 1 GHz, risoluzione di 800x600 pixel e 512 MB di RAM. Andiamo a vedere un attimo il contenuto della confezione, se ci riesce di estrarla. Eccolo qua. Il tablet lo abbiamo già levato. Qua sotto abbiamo l'alimentatore, il cavetto USB host. Molto comodo per collegare chiavetta USB direttamente al tablet, un cavo mini USB perché la porta è mini USB e qua sotto un manuale in italiano. Spostiamo la confezione perché è arrivato il momento di passare al tablet vero e proprio. Quindi, tablet da 4 pollici. 4 tasti soft touch nella parte inferiore, webcam frontale, speaker nella parte inferiore o parte laterale, ovviamente tutto da decidere, uscita mini HDMI, jack audio da 3,5, bilanciere del volume, tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco, porta mini USB, veramente strana la scelta della mini USB invece della micro. Questo è il dietro. Sotto questo sportellino, se riusciamo ad aprirlo, eccolo qua, è presente lo slot per la SIM e per la micro SD. Al momento noi la SIM l'abbiamo rimossa, nessun problema da segnalare. Andiamo a sbloccare lo schermo ed eccoci qua. Subito la prima cosa che verrebbe da pensare è: ma come abbiamo detto, Gingerbread, e qui davanti a noi c'è Honeycomb. Non è Honeycomb, qualcuno l'avrà già capito da piccoli dettagli. Questa barra delle notifiche è leggermente diversa, la presenza del tasto menu. In pratica è Gingerbread, travestito, se così vogliamo, da Honeycomb. Travestito però, dobbiamo dire, molto bene. È presente qua su anche il tasto Google, il tasto più per aggiungere applicazioni, il tasto Apps. Dovrebbe essere, se la memoria non ci inganna, una versione preinstallata di ADV Lancer. Quindi niente di incredibile, quindi non è stato fatto particolare lavoro di ottimizzazione software, è stato semplicemente installato un Lancer alternativo che comunque rende abbastanza bene, notifiche e tutto il resto qua sotto sembrano veramente quelle di Honeycomb. Utilizzandolo comunque un po' si notano le differenze, ovviamente. Nelle impostazioni notiamo che purtroppo manca sia il GPS che il Bluetooth. Sono presenti però ovviamente le reti mobili, essendo presente uno slot per la SIM. Andiamo a vedere un po' le applicazioni che troviamo preinstallate. Anche il drawer è diviso in My Apps e All. È già presente preinstallato il Market, che però stranamente non è aggiornato al Play Store. Comunque funziona in modo perfetto, senza nessun intoppo. È la stessa applicazione, cambia solo nome e icona quasi. Adobe Reader per leggere i documenti in PDF. Advanced Task Killer come Task Killer. Mediacom lo ha preinstallato, noi non abbiamo avuto particolare bisogno di utilizzarlo. Aldico, per chi non lo conoscesse, è un ebook reader. Per quanto riguarda il negozio, lo facciamo un attimo vedere, ecco qua. Questi sono i contenuti, purtroppo niente in italiano. Comunque vi faremo poi vedere un'alternativa decisamente migliore che abbiamo, tra virgolette, installato.
Angry Birds era preinstallato, abbiamo APK Installer per installare file in formato APK. Curiosamente abbiamo anche questo install APK, file manager Astro, abbiamo anche un file manager Explorer, strani questi doppioni, il browser, l'icona, ok, sta già caricando Android World, l'icona non è quella standard ma comunque è il browser stock di Gingerbread. Quindi decisamente migliorabile, purtroppo non è quello dei screen sandwich neanche lontanamente. Possiamo parzialmente risolvere con dei browser alternativi. Comunque, diciamo che funziona discretamente. Attendiamo la fine del caricamento. Ha caricato il nostro sito, carica il nostro sito in versione full, quindi a dimostrazione dell'aver disabilitato la navigazione come cellulare. Vedete, lo scroll alla fine è buono, il pinch zoom anche è discreto, c'è decisamente di peggio se consideriamo i soli 512 MB di RAM, non possiamo che comunque che essere soddisfatti. Proseguiamo, abbiamo Corriere della Sera, abbiamo un mese di abbonamento a Gazzetta e Corriere, purtroppo non l'abbiamo potuto provare perché questo tablet essendo di prova aveva già usufruito del mese di prova. Documents to Go. Sono già presenti all'interno alcuni documenti di prova. Proviamo a effettuare lo zoom. Vedete, c'è il ridimensionamento del testo, c'è comunque da attendere perché non supporta lo zoom col pinch to zoom. Avete visto anche, l'abbiamo premuto per errore, ma è presente il task manager simile a Screen Sandwich, anche forse leggermente quasi più carino con tutte le applicazioni che passano qua sopra. È presente Skype preinstallato, Facebook preinstallato, Fruit Ninja anche questo preinstallato, la galleria che è quella stock di Gingerbread. Vedete, in alcune situazioni, come in questo caso, i tasti virtuali qua sotto scompaiono. Riappaiono solo aumento della pressione. Nel caso si avessero problemi con applicazioni di terze parti, ci sono comunque, vedete, i tasti qua laterali con cui è possibile sempre risolvere. Abbiamo il lettore musicale, che è qui anche in questo caso quello stock di Gingerbread. Volume nella media. Volume nella media non altissimo comunque, insomma, accettabile. Abbiamo Nero Quick Wi-Fi per sincronizzarci tramite la rete Wi-Fi con dispositivi che abbiano installata la relativa applicazione. Playbooks è l'alternativa invece che noi abbiamo installato tramite Play Store. Come potete immaginare, anche da voi un'alternativa migliore a Aldico Player già installato. Andiamo a caricare la rivista, scusate, il libro, eccolo qua, in quest'altra direzione, a pagina intera invece. Ok, molto buono. Andiamo a vedere quali altre applicazioni ci sono. Skype, abbiamo detto, era già installato, abbiamo anche lo Slide Me Market, nonostante il market sia comunque installato. Twitter abbiamo già detto, anche Skype per poter sfruttare anche la fotocamera frontale per fare videochiamate. Andiamo a vedere il player video, andiamo a vedere che cosa supporta. Come abbiamo già visto anche su altro tablet Mediacom, ci sono delle sorprese. Questo è il DVX che funziona assolutamente senza problemi. Veloce anche lo scorrimento da un punto all'altro. Andiamo a vedere l'MKV, anche qui ci sono delle buone sorprese. Fluido, perfettamente funzionante, con cioè scusate, senza nessun tipo di rallentamento. Avete visto anche in altri test che non sempre l'audio funziona, in questo caso invece funziona bene. Stessa cosa, Time Video in Time Lapse a 1080p in M4.
In generale, allora, il prezzo di questo Mediacom è di 209 euro, è in offerta da Euronics a 189 euro. Il suo punto forte è sicuramente, rispetto ad altri concorrenti, avere il 3G. Se non vi interessa la connettività 3G, indirizzatevi istantaneamente sul Mediacom 825i, che abbiamo già recensito, costa 149 euro in offerta da Euronics. Ha iScreen Sandwich, è un pochino più piccolo, un pochino più leggero, ma non ha 3G. In questo caso abbiamo anche la connettività 3G, che per molti può essere un surplus notevole. Il design forse è un pochino spesso, vedete, non è stondato appunto come l'altro Mediacom, che aveva quell'effetto di stondatura che lo rendeva molto più pratico da portare in giro. Comunque, un buon prodotto anche questo per chi cerca un tablet Android con il market, con connettività 3G a un prezzo molto più che abbordabile. Un saluto a tutti da Ciso per androidworld.it.